La telecronaca dell'incontro di calcio Gangi Bronte. Iniziamo con le formazioni. Per il Bronte entrano in campo il portiere Catania, Straci, Sottile, Campione, Martelli, Orefice, Leanza, Bonaccorsi, Platania, Guardo, Costanzo. Mentre per il Gangi, come al solito, abbiamo Storiale in porta, Calò, Moccero, Antonio, Miraglia, Ferrarello, Migliazzo, Rappa, Sottile, Caldara, Ribellino, Prinzi. Come senz'altro si potrà notare, ci sono alcune assenze molto rilevanti nella formazione del Gangi, quali quella del mediano Pavano e del centrocampista Celano. Il primo infortunato, il secondo a quanto pare febbricitante, quindi non è potuto entrare in campo. Di fronte abbiamo la squadra del Bronte, che è attualmente il fanalino di coda. Vedremo chi è che sarà l'incaricato del tiro. Si suppone possa essere Prinzi o Ribellino. E Rappa sulla palla, azioni ancora ferme, si perde molto tempo. Da Prinzi, tiro di Prinzi e gol, finalmente Prinzi si è sbloccato con questo calcio di punizione e forse da ora in poi avremo l'opportunità di vedere un Prinzi molto festeggiato dai compagni. Ecco, la palla perviene a Sottile per Caldara, scatta bene Caldara sulla destra, ha l'opportunità di passare a Ribellino, Ribellino per Prinzi, Prinzi solo davanti al portiere, riesce a raddoppiare e finalmente forse Prinzi con quest'altro gol si è sbloccato definitivamente. Adesso sono 4 i gol per il Gangi, quando già siamo quasi giunti al termine della partita. Mi dicono che è il 43esimo. Senza avere quasi avuto nessuna colpa, ricordiamo l'autorrete di domenica scorsa e l'altra autorrete di 2 domeniche fa a Giardini. Ecco Miraglia da verso Rappa, cross bene e Prinzi colpisce il palo e finalmente Prinzi fa il gol più bello, il gol più meritato, colpendo bene di testa il palo e poi è entrato dentro. Adesso Prinzi ha fatto già 3 gol in questa partita. Il Gangi quest'oggi scende con la seguente formazione: Storiale, Calò, Moccero, Miraglia, Buongiorno, Ferrarello, Rappa, Sottile, Prinzi, Ribellino e Caldara. A disposizione per il Gangi c'è Domina, Russo, Celano, Pavano e Migliazzo. Il Sant'Agata invece scende in campo con Siracusano, Patroniti, Pantò, Travaglio, Scarpaci, Crivillaro, Marotta, La Rosa, Maniaci, Curro e Scorcia. A disposizione per il Sant'Agata c'è Vasi, Saltacazzo, Galatti, Giallombardo, Catalani. Ancora Calò verso Miraglia, lancia molto bene Moccero, colpo di testa, si potrebbe portare la palla in rete, infatti lo stesso Prinzi manda la palla in rete. 1-0 a favore del Gangi al 15° minuto di gioco. A mettere a segno è stato Moccero anche con il contributo di Prinzi. Thank you.
Rappa nuovamente. Ribellino è stato, anzi il Rappa è stato ostacolato, cross al centro e Prinzi si porta nuovamente in rete, quindi seconda rete per il Gangi e Prinzi così va ad affiancare Ribellino a quota 10 in reti. Al 26 minuto di gioco, quindi Prinzi ha messo a segno la seconda rete per il Gangi, quindi ormai tutto dovrebbe essere fatto, il Sant'Agata ormai è difficile che potrebbe anche riprendersi. Quindi a distanza di 13 minuti il Gangi si è portato nuovamente in rete, lo ricordiamo al 36 minuto appunto Mocciaro anche con l'aiuto di Prinzi non siamo in grado di segnare. Comunale di Giardini Naxos, calcio di punizione battuto subito da Calò verso Mocciaro, Caldara, Ribellino. Ribellino si porta in avanti malgrado ostacolato da Monforte, un suggerimento per Prinzi e Prinzi quindi mette in rete questo ottimo suggerimento di Ribellino, quindi risultato sbloccato al 16° del primo tempo con Prinzi, quindi Giardini 0, Gangi 1. Non posso seguire l'azione. Vera. Buongiorno. Lascia verso Prinzi. C'è un intervento di Raneri. Prinzi, una conclusione e la palla che prima colpisce il palo e poi in seguito si insacca nella rete, così 2-0 a favore del Gangi al 25° del secondo tempo. Rao, Di Trapani, Triolo, De Leo, Mesiti, Alacqua, Ferrante, Scardino, Caruso e Di Giorgio. A disposizione per il Barcellona c'è Benigno, Urso, Sparacino, Mazzeo, Petitto. Il Gangi invece schiera la seguente formazione: Storiale, Calò, Miraglia, Mocciaro, Ferrarello, Buongiorno, Rappa, Migliazzo, Ribellino, Prinzi e Caldara. A disposizione per il Gangi Domina, Sottile, Celano, Di Marco e Russo. L'allenatore del Barcellona è Ciccio De Rosa, invece l'allenatore del Gangi è Giovanni Rappa. Per quanto riguarda le assenze nel Barcellona c'è da notare Gioia, invece nel Gangi battuto il calcio di punizione per il Gangi. Storiale rilanciato lunghissimo, Russo sulla palla, riesce a impossessarsene Prinzi, gol per il Gangi clamoroso. Prinzi quindi da un ottimo suggerimento di Russo riesce a mettere in rete. Un gol sicuramente a sorpresa quello di Prinzi, scaturito da un'azione condotta in avanti da Russo.